Margherita, so che non vuoi vedermi, né tantomeno leggere le mie parole, ma oggi è successo qualcosa di terribile. Tutti quelli come me credono di essere un dio, un salvatore, per eliminare la spazzatura su questa terra. Il primo strumento, la chiave del mio genio e della mia arte, questo coltello, e mai dimenticare i miei guanti, così impenetrabili, non lasciano tracce, nascondono tutto, tutto quanto è nascosto. Impenetrabili, non lasciano un segno, non tradiscono, non ti abbandonano mai se li indossi, ma la cosa più perfetta che si possa fare è collegare il guanto e il coltello. La spazzatura. Eccola. Già, la scientifica ha scoperto che la donna era adultera. Eh sì, aveva avuto un rapporto sessuale prima dell'uccisione, ma nessuno stupro, e quindi non è l'assassino ad averlo fatto. Ma il marito non era con lei, quindi... Ma quella scritta sul muro, peccato. Ma vuoi dire... Il nostro uomo è fissato con la fedeltà? Probabile. Le ricorda qualcosa, detective? Pronto? Ciao cara, mi sono liberato di mia moglie. Ci vediamo? Come al solito? A più tardi, ciao. Tiè. C'è un bambino che gioca a nascondino con me, con l'assassino, fa ancora il libertino, furbo, poverino, perché incontrato l'assassino, gli strapperò il cuoricino, oppure magari strozzato, o con il mio coltello, come ho fatto con mio fratello. Io credo in un amore speciale, quello che fa il sangue scorcare. Ma non capisci che sto lavorando? Sono impegnato, chiaro? Ciò vuol dire che adesso non posso, magari? Sono impegnato, ok? Ci sentiamo dopo. Ehi! Eh sì, tesoro, sono qui.
fatto di nuovo. Sono molto cattivo. Molto, molto cattivo. Quella puttana ha smesso di piangere lacrime di sangue. È l'ultima volta che compie il suo gemito. Un ragazzo ha perso la testa per un'altra donna. Arrivato l'assassino, ecco che gliel'ha tolta. Sono tutti bruciati per colpa del peccato. E io mi fermo qui. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Puoi dire i tuoi peccati? Li ho uccisi io. Le vittime del quartiere sono tutte mie. Perché l'hai fatto? Sono pulito da ogni peccato, ma l'ultima volta ho lasciato una traccia. È arrivato il momento di colpire il grande peccatore. Identificati! Abbiamo intercettato l'ultima telefonata con quel povero ragazzo! In questa montagna! Via, subito! Oh mio Dio! Ma sei solo un ragazzo! Ecco spiegato il giorno, domenica, e il tuo piccolo raggio d'azione. Solo un ragazzo non indipendente poteva agire in questo modo. E dove è stato scritto che un vecchio adulto e stupido come lei possa architettare una serie di delitti? Sono un bambino cattivo. Tu vuoi eliminare il peccato, la spazzatura. Ma tu cosa credi? D'essere diverso? E lei? Io cosa? Donne e uomini sposati, stanchi delle loro grandi promesse che si divertono sessualmente alle spalle dei loro compagni. E lei ne sa qualcosa, davvero? Detective Sartori. Ma di cosa parli? E come sai il mio nome? So chi è lei. Conosce bene la voce di un avvocato, vero? Mancava solo lei, già. In realtà non vedevo l'ora che capiste il mio gioco, così sarei potuto arrivare a lei. Perché lei era nella mia lista, detective. Piantala! Nella mia lista! Piantala! Piantala di ridere! E vieni con me! Non sarò mai vostro! Vaffanculo! No, non farlo! Ma no! Cosa hai fatto? No! No, perché? No!
questi momenti ho l'occasione di tornare indietro coi ricordi e comprendere i miei errori. Nostra figlia sta bene e presto verrà da te, ma quando la guardo vedo che non mi riconosce come suo padre. Sono un estraneo per lei, come per te, dal giorno che ho mancato la promessa e ti ho tradita. E sono gli errori che facciamo che trasformano quello che deve essere l'amore in una vertigine di tensioni negative. So solo che da quel giorno Margherita non ho più avuto un vero e proprio futuro, né come uomo né come padre. E sono solo. La mia vita è divenuta oscura, semplicemente un'eterna penombra. Ci scontrammo e visto che aveva tante cose in mano,
caddero tutte e lo aiutò a raccoglierle. Aveva un vinile di Charles Manson e un diario con un sacco di foto e liste di nomi. Era un po' macabro. Era adirato quando scoprì che lo avevo io. Ma quando capì che io non l'avrei giudicato, nacque solo una storia d'amore, sesso e sangue. Sai, papà, queste tre cose hanno un qualcosa in comune. Il colore rosso avrebbe ucciso per me. E fu così! No! Non dirlo, ti prego, no! Avrebbe ucciso per me tutti quelli come te. E così sarebbe stato. E tu? Tu me lo porti via? Ma no, non è vero! Si è ucciso! Io non l'ho fatto! Ma tu piuttosto ti ho sentita urlare! Cos'è?